Partirei parlando di benessere, nel senso, le costellazioni poi, io non faccio proprio le costellazioni classiche, faccio un lavoro partendo da dove le persone sono, ognuno di noi è dov'è in questo momento della vita e ognuno di noi ha le difficoltà che ha. Possono essere problemi di salute, possono essere difficoltà di relazione con le persone, in coppia, con i figli, con il lavoro, economiche. Ognuno di noi spazia, no? Partendo dalle difficoltà che viviamo e andando a ritroso, andiamo a cercare quali sono le dinamiche, i meccanismi interni, cioè quella parte interna a noi che ha in qualche modo attratto e ci mantiene in quella situazione dolorosa in cui ci troviamo. Io credo che questa generazione sia effettivamente la prima generazione che ha un po' di spazio e che quindi si sta rendendo conto che non stiamo bene. E la maggioranza delle persone non sta bene. Prima è peggio, prima si sta peggio, però non c'era lo spazio per rifletterci. La vita era una corsa con tante mancanze, con tante privazioni, con tanti problemi. Nessuno si prendeva la briga di chiedersi come sto, come mi sento. Era normale correre, era normale sacrificarsi, era normale fare a meno. Anzi, erano valori. Ve lo ricordate? Erano valori. Soffrire, rinunciare, sacrificarsi, erano considerate delle cose buone. Ci evolviamo come razza umana, stiamo attraversando una fase, secondo me, importantissima e bellissima, che non riguarda noi, riguarda tutta l'umanità, tutto il mondo, e che ci sta portando da un livello di coscienza ad un altro livello di coscienza. E in questo livello di coscienza in cui stiamo andando, verso cui ci stiamo dirigendo, l'ottica sta cambiando e non abbiamo più tanta voglia di soffrire, o almeno ci chiediamo perché soffro, perché le mie relazioni non funzionano, perché non riesco ad avere abbondanza economica, perché non sto bene fisicamente. E per me è molto bello che questo accada, perché non è necessario soffrire. Sono convinta che noi ci incarniamo, cioè ci infiliamo in questo corpo di carne, in quanto sono convinta che siamo creature spirituali che abbassano la propria frequenza per abitare un veicolo di carne che sulla terra fa determinate esperienze per uno scopo preciso. E abbiamo dovuto, come umanità, attraversare tante tappe e siamo passati dalle guerre continue, dalla paura, dalla disperazione che scatenava aggressività, violenza, avidità e c'è ancora, lo so bene, lo vedo che c'è ancora. Però c'è un movimento, qualcosa sta cambiando, ci stiamo spostando. E tante persone adesso cercano la pace, c'è attenzione al pianeta, c'è attenzione finalmente ai bambini, c'è un po' più di attenzione ai bambini, finalmente. Se vi ricordate, quando ero piccola io, era normale i bambini venissero picchiati. Era normale che se l'insegnante a scuola castigava o brontolava o metteva delle note, era normale che l'insegnante avesse ragione e i figli e i ragazzi sbagliassero. Adesso non è più così, per fortuna. E quindi c'è un movimento, c'è qualcosa che sta cambiando. C'è ancora tanto da fare, però intanto siamo qua. Siamo qua a chiederci cosa c'è nella mia vita che non mi fa
godere. Per benessere io intendo svegliarsi la mattina con la gioia del cuore, con la gioia di vivere, con la gioia di affrontare la giornata, con il piacere di incontrare le persone che incontriamo, di occupare le ore con cui le occupiamo, cosa che purtroppo è ancora piuttosto rara. La maggioranza delle persone fa un lavoro che non piace, lo fa per guadagnare, vive delle relazioni faticose e solitamente non sta bene con il corpo. E questo ha un perché, ha un motivo. Noi non siamo necessariamente costretti a vivere in questo modo. Viviamo in questo modo per un motivo. Se ho una bellissima lavatrice nuova, perfetta, uscita di fabbrica, ma la riempio di sassi e mando una centrifuga a 1200 giri, cosa pensate che succede alla lavatrice? E non possiamo dire che è la lavatrice che non funziona, è l'uso che ne facciamo che rovina la lavatrice, ok? Bene, noi siamo questa lavatrice perfetta e la riempiamo di sassi e la facciamo girare, 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 girare. È chiaro che prima o poi la lavatrice si scassa e non funziona bene. E perché noi facciamo girare, girare, girare questo nostro corpo? Perché lo utilizziamo in questa maniera così maldestra? Perché non sappiamo fare altro, semplice. Perché nella nostra testa c'è questa come unica possibilità. Questo abbiamo visto. Se rifletti un attimo, quanto si sono sacrificati i tuoi genitori, quanto ha lavorato mamma, quanto ha rinunciato, e papà quanto lavorava, come stava. Li avete visti felici, sereni, rilassati, appagati? Quindi chi ce l'ha insegnato a noi che si può vivere in pace, che si può stare bene, che si può godere la vita, che si può prenderci il nostro tempo? Chi ce l'ha insegnato? Se torni a essere piccola, ti ricordi che potevi dire a mamma come ti senti, come stai, di cosa hai paura, che giornata hai passato? Potevate farlo? Io no, ma non mi veniva neanche in mente. No, che altro vedi? Non ce l'aveva nemmeno in mente. Ma perché nessuno ci chiedeva come stai? Tutt'al più hai mangiato, tutt'al più. O hai fatto i compiti. Ma come stai? Cosa senti? Sei preoccupata? Ma chi ce lo chiedeva? E d'altra parte, capisco. Chi lo chiedeva a loro? Nessuno. Cioè, come stai non era previsto. Era talmente normale stare sostanzialmente male che nessuno si chiedeva perché, perché devo stare così. Ci stavo tutti. Adesso io invece credo che il regalo che noi possiamo fare a noi stessi è muoversi da questa posizione che io chiamo di vittima. Il mondo è abitato solo da vittime, quindi non è un giudizio, no? E non c'è connotazione negativa. Un bambino è necessariamente vittima perché non ha strumenti per farsi le sue ragioni. Quindi siamo stati tutti vittime quando eravamo piccoli. E non perché i nostri genitori fossero cattivi, assolutamente, ci amavano e hanno fatto quello che potevano. Però avevano quegli strumenti e riproponevano a noi un po' meglio quello che era stato fatto a loro. E quindi come poteva andare? Quindi noi questa eventualità, questa potenzialità di essere felici, di stare bene, per adesso dentro la testa e dentro il cuore non ce l'abbiamo proprio. Sapete, passare su un'autostrada è semplice,
anche se l'autostrada è molto trafficata, e non c'è proprio un'area perfetta, però è semplice, è sempre quella, no? Sai dov'è, sai dove la prendi, sai dove esci, ci vanno tutti, boom, boom, boom. È semplice. Ma fare una strada nuova, una strada che non fa nessuno, anche se è bella, no? Anche se l'aria è pulita, anche se ci sono dei panorami fantastici, però chiede un'attenzione, una presenza costante, mentre se fai la solita autostrada non c'è problema. Noi siamo abituati alla sofferenza. La sofferenza, la rinuncia, il sacrificio, è la nostra zona di conforto. Ci si sta. Mentre uscire da questa autostrada è complicato, perché chiede proprio un percorso neurale che noi non abbiamo attivo. Non vuol dire che non si possa attivare, si può attivare, ma ovviamente, come tutte le cose nuove, chiede molta attenzione, molta presenza e ripetizione. Se ripeto, 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 poi anche questo nuovo percorso si allarga fino a diventare un'autostrada, ma credo che la nostra generazione a fare l'autostrada del bene non ce la farà, ce la faranno i nostri figli. Ma insomma, se si fa una strada statale è già qualcosa. Ok. Adesso, da cosa dipende il nostro stare male? La prima cosa da comprendere, secondo me, è questa. È il contrario di quello che noi abbiamo imparato. Cioè, noi abbiamo imparato fino da piccoli che noi soffriamo perché il mondo è difficile, perché qualcuno ce l'ha con me, perché ci sono le malattie che ci attaccano, perché ci sono le persone cattive che si approfittano di noi, perché il mio compagno è un egoista, perché i miei figli sono disubbidienti, è quello che volete, ok? E se noi soffriamo per questo, non c'è niente da fare, perché il mondo è com'è, gli altri sono come sono, e quindi se soffro per quello, non ho niente da fare, nessuna possibilità. E se non fosse così? E se noi non soffrissimo per quello? E se le relazioni che noi ci troviamo a vivere fossero con responsabilità? In generale, quando una relazione di coppia non funziona, io lavoro davvero con centinaia di persone e di solito in prima seduta tutti mi dicono la stessa cosa: io sto male perché lui, e lui dice io sto male perché lei. E io di solito la prima seduta ascolto, la seconda no. Perché non è vero, la relazione la si costruisce, tu ci metti il tuo 50%, l'altra persona ci metterà il suo 50%. Quindi è utile che tu guardi qual è il 50% che tu ci metti in questa relazione. E ti assicuro che se tu diventi consapevole di come ti muovi nella relazione e fai piccole scelte diverse, quei percorsi neurali che vi dicevo, la relazione comincia a cambiare e anche una relazione faticosa può diventare un luogo bellissimo in cui stare. Dipende. La vita non cambia per caso, mai. La vita cambia per scelta, la vita cambia se noi la facciamo cambiare. E di nuovo, per far cambiare la vita occorre avere gli strumenti giusti. L'esempio che faccio spesso è quello della chiave. Se tu hai una chiave e una serratura e la chiave non apre la serratura, perché non è la chiave di quella serratura, ci puoi girare dentro 20 anni, non apri. E quindi è inutile dire ma io faccio, ma io ho fatto, ma io. Sì, ho capito, ma se hai una chiave che non è quella, smetti di fare, no? Se non funziona vuol dire che non funziona, cerca di fare un'altra cosa. E che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare dentro noi stessi quelle parti di noi che sfuggono alla nostra coscienza, cioè che stanno più in giù. Adoro la frase di Jung,
che dice: porta a coscienza l'inconscio, altrimenti l'inconscio governerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. È meravigliosa. Cosa significa? Significa che la nostra vita non è governata dalla nostra parte adulta, come la chiamo io, cioè dalla parte che sceglie veramente. La nostra vita è governata da una parte inconscia che non sceglie proprio niente, ma reagisce costantemente a stimoli che sono interpretate sulla base della nostra storia, delle nostre memorie. Vi faccio un esempio. Mio compagno, quando si arrabbia, alza la voce e si altera. Se da piccola sono stata punita, picchiata o umiliata da un padre o da una madre che alzava molto la voce, di fronte a questo comportamento del mio compagno, io ritorno a essere quella bimba, mi spavento, mi paralizzo, non rispondo. Oppure rispondo malissimo, esplodo. Questa è una piccola dinamica che ci fa comprendere che se io reagisco a una situazione a partire dalla mia ferita di bambina, metto in atto una dinamica che non finirà mai, è come una valanga, quando è partita gonfia, gonfia, gonfia. Nella stessa situazione, cioè con lo stesso compagno che alza la voce, compagno ma può essere il datore di lavoro, può essere l'amico o chiunque, alza la voce, ma io non ho una storia di aggressività verbale in famiglia, se quella persona alza la voce, gliela lascio alzare, aspetto che gli sia passata e poi dopo ricomincio la relazione. Quindi noi abbiamo sempre la possibilità di scegliere, ma dobbiamo essere consapevoli di cosa fa a me, cosa sento io quando quella persona alza la voce o quando quella persona nel bel mezzo di una discussione si alza e se ne va, o quando quella persona mette il muso e non parla per 3 giorni. Cosa fa a me? Come reagisco io a questo? È questo che cambia la relazione, perché se io continuo a reagire come ho sempre fatto, e cioè offendendomi, sentendomi sola, sentendomi abbandonata, sentendomi sfruttata e quello che è, e reagendo a quello che sento, cioè a mia volta metto il muso, comunque mi zittisco e non parlo più, oppure divento molto aggressiva e giudicante, quello che è chiaro che la relazione può solo provocare dolore a me e all'altra persona. Ok, forse avete sentito parlare di legge di risonanza, qualcuno ne ha sentito parlare? Legge di attrazione. Legge di attrazione. Sì. Bene, la legge di risonanza è una legge, è una legge fisica, può essere capita o non capita, riconosciuta o non riconosciuta, a questa legge non gliene importa niente, è come la legge di gravità. Se ti butti dalla terrazza vai di sotto, che tu ci creda o non ci creda vai di sotto. La legge di risonanza è lo stesso, noi vibriamo costantemente a una determinata frequenza che è quella del nostro cuore, non della nostra testa, perché io posso dire: ah, che bello, sto bene, sono felice, oggi va tutto bene, sapete, il pensiero positivo, tutta quella roba lì. Ma se dentro di me sono spaventata, sono terrorizzata, mi sento sola, mi sento sbagliata, ma in che frequenza sono? E se sono su quella frequenza, dove mi sento sola, abbandonata, sbagliata, eccetera, eccetera, non ho colpa di essere dove sono, assolutamente. Ma per la legge di risonanza io attiro a me persone, eventi, situazioni su quella banda di frequenza. Non c'è ingiustizia, è semplicemente matematica, direi. Vi sarà capitato di sperimentare che quando vi fissate su qualcosa e avete paura di qualcosa,
prima o poi quella cosa la portate in essere nella vostra vita. Avete sperimentato sicuramente che quando avete fretta di raggiungere un posto con l'auto e avete devo andare, sono in ritardo, trovate quello davanti che va a due. L'avete sperimentato? Ok. Non è un caso, è la legge. Noi emaniamo una frequenza, l'universo risponde. Emaniamo una frequenza e l'universo risponde. Sempre. Per cui, se le cose non vanno come mi piacerebbe che andassero, e io continuo a accusare o a lamentarmi che il mondo va male, va bene, è come girare 20 anni con la stessa chiave. Le cose non cambieranno. Se invece ti prendi il tempo di guardarti dentro, il che ovviamente è ben più complicato, perché lamentarsi è lo sport mondiale, lo sapete, ci riesce benissimo a tutti. E va bene, lo possiamo fare, ma non cambia la nostra realtà. Però è l'autostrada, è la zona di conforto, ci viene bene. Mentre chiedermi, ok, questo signore va davanti in macchina a 2 all'ora, in che frequenza sono io? Cos'è che sento io? Cosa mi fa questa cosa che devo andare piano quando ho urgenza? Quale parte di me non può fare a meno di correre? E per quale bisogno? Cosa sento se non corro come una pazza? Cosa potrebbe succedere se arrivo in ritardo? È un po' più complicato che dire accidenti a lui proprio stamattina, eh? È più complicato, però ci fa crescere. Mi accorgo che sono io che non sto nella pelle, che sono io che sono sempre agitata, sono io che devo sempre ottenere un risultato per placare non si sa bene che cosa. Ok, cosa c'entrano le costellazioni in tutto questo? Bene, diciamo che ognuno di noi ha un proprio mondo interiore e questo mondo interiore risiede sotto il livello di coscienza, per cui non ne abbiamo consapevolezza o poco. Vi capita sicuramente di svegliarvi già col giramento di scatole, di essere già arrabbiati di mattina, che basta niente per far scoppiare una tragedia. E perché? Perché mi sento così? Perché sono già arrabbiata di mattina? Perché non trovo pace da nessuna parte? E poi ci arrabbiamo con noi perché ci diciamo non dovrei essere come sono, dovrei essere diversa, oppure tu dovresti essere diverso. Ma questo di nuovo è girare con la stessa chiave. Ognuno di noi è come è, sente quello che sente, e ovviamente ci sono tutta una serie di motivi che noi non conosciamo perché stanno in quella parte di noi che non affiora alla coscienza. Potete accorgervi, se vi guardate, quanto la vostra vita, la nostra vita, è gestita e dominata dalla paura. La paura di essere abbandonati, la paura di perdere, la paura di diventare poveri, la paura di rimanere soli, questa forse è la più grande in assoluto, la paura di essere sbagliati, la paura di parlare in pubblico, la paura di osare, la conoscete tutti, no? Ok. E ognuno di noi, se non si apre e si confronta con gli altri, continua a vivere nel proprio mondo sentendosi diverso. Ma sarò io che sono così, gli altri magari sono meglio. Io ho tutte queste paure, ma gli altri forse no. La mia famiglia è così, di serie B, ma forse le altre sono meglio. Lavorando con tante persone e per esperienza personale, mi sono accorta che più o meno funzioniamo tutti nello stesso modo. Nessuno di noi si sente bene con se stesso, si sente la meraviglia che è, nessuno di noi sa chi è,
Dove l'abbiamo imparata tutta questa paura? Da dove viene tutta questa paura? Eppure da qualche parte deve venire. Considerate che quello che noi impariamo e che rimane tutta la vita dentro di noi, lo impariamo tra il concepimento e il primo anno di vita sostanzialmente. In quella fase impariamo una lingua, o anche due o anche tre, a seconda di quante lingue vengono parlate in famiglia. Impariamo a camminare, impariamo a parlare, impariamo a riconoscere. Impariamo un sacco di cose in quella fase lì. E quelle cose che impariamo lì non ce le leva di dentro più nessuno. Il che è un vantaggio per certe cose, ma diventa un problema per altre. Provate a immaginare che mentre la mamma era incinta di voi, fosse molto spaventata. Magari perché papà guadagnava poco, o perché in famiglia di mamma c'era qualcuno che non stava bene, o tutte e due le cose, o perché c'era una qualche malattia, o perché non andava d'accordo con i suoceri, o con i genitori, con i cognati. Che cosa succede a un bambino che si forma mentre mamma è in questo... Voi conoscete la vostra mente, vero? Voi sentite quanto parla la vostra mente. Questa continua chiacchiera interiore, che solitamente è molto piena di paure. Adesso vado qua, faccio questo, dico quello, poi faccio questo. Sono modi per non ascoltare la paura che ci sta sotto. Questo chiacchiericcio è continuo, dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. Molliamo un po' per qualche ora durante la notte, ma per il resto è continuo. Credete che il bimbo e l'utero non lo sente? Lo sente. Lo sente e impara tutto ciò di cui ha paura la mamma, diventa tutto ciò di cui ha paura il bambino. Capite perché siamo pieni di paura? E quello che vorremmo come bambini è vedere felici i nostri genitori, renderli orgogliosi di noi. Tutti i bambini funzionano così. Vi è riuscito? Qualcuno è riuscito? Qualcuno sente di aver fatto felice la mamma o papà? Io non conosco nessuno. Per quanto ci abbiamo provato, io ero una bambina molto buona, buona e brava, ma non ho mai sentito che i miei genitori fossero felici per questo. Quindi questo abbiamo imparato, che non andiamo bene, che non siamo abbastanza, e nella vita ci capita frequentemente di sentire quello, che non andiamo bene e che per quanto facciamo, perché tutti abbiamo questa sensazione, uomini e donne. Anche se le donne in generale credono, sentono, no? Di essere più attive, di fare di più e quindi si sentono più sfruttate, ma in realtà non è vero, insomma. È una sensazione che abbiamo tutti, uomini e donne. Faccio, ma non basta mai. Ok. Perché le costellazioni? Noi abbiamo un'immagine della nostra famiglia di origine che molto spesso è un racconto che ci è stato fatto e che poi noi ci rifacciamo. E poi noi crediamo a questo racconto. Quando viene da me una persona in studio e mi dice ho avuto un'infanzia felice, dico, oddio, c'è da fare un bel lavoro. Perché nessuno ha avuto un'infanzia felice.
E non perché i nostri genitori non siano ottime persone, meravigliose persone, certo che sì. Io sono mamma e certamente non ho fatto passare a mio figlio un'infanzia felice, perché all'epoca ero sconnessa totale, incapace di sentirlo, e quindi pensavo, non sentivo. Capite la differenza fra pensare e sentire? Se io non lo sento, il mio bambino, penso che abbia freddo e lo copro. Poi penso che abbia fame, gli do da mangiare, ma non lo sento. Un animale lo sente. Una femmina di animale sente il cucciolo, non pensa, non ha bisogno di pediatri, di pedagogisti, di puericultori, di manuali, non ha bisogno. Gli si gonfiano le tette e gli dà il latte. Non ha bisogno che qualcuno gli dice ogni 3 ore 50 grammi o 70 grammi. No. Noi invece, avendo perso questo sentire, questo contatto, pensiamo. Ma nel pensare io non lo vedo il bambino. E così noi lo siamo stati visti. Hanno fatto quello che hanno creduto bene per noi, ma non hanno sentito come stavamo. Così noi, almeno io, non sono stata capace di sentire mio figlio. E molte cose nel nostro sistema familiare non ci sono state raccontate perché non vengono raccontate. E non vengono raccontate perché sono causa di dolore e senso di colpa. Avete sentito dire, probabilmente, l'errore dei padri ricadrà sui figli fino alla 7ª generazione. L'avete sentito dire? Non è una maledizione. Come credevamo, è una osservazione. Cosa significa? Significa che siamo destinati a pagare gli errori dei nostri padri? No. Ma se noi continuiamo a fare come hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, continueremo ad avere lo stesso risultato. E quello che è successo nelle generazioni precedenti non va perso. Arriva nel nostro DNA e arriva nella nostra capacità emozionale di rispondere più o meno alla vita. Vi faccio un esempio per capire. Ci sono degli eventi importanti che segnano profondamente la storia di una famiglia, e sono ovviamente tanti in tutte le famiglie. Più grave è l'entità dell'evento, più importante è il solco che questo evento lascia nel DNA emozionale delle persone, dei discendenti. Anche se a livello di mente razionale io di questo evento non so niente. Mettiamo che un nonno abbia avuto un grosso crollo economico, provocando del male ad altre persone. E mettiamo che questa cosa sia successa e tu non la sai. Cioè, non la sai perché non te l'hanno raccontata. Credi che questa cosa possa influire su di te? O mettiamo che una nonna è stata in manicomio e questa cosa non è stata raccontata, oppure è stata raccontata edulcorata. Sì, aveva qualche problemino. Ma non sappiamo cosa gli hanno fatto i manicomi. Credi che questa informazione ce l'hai nel DNA? Oppure c'è una morte per parto, una, due, tre generazioni prima. Quali possono essere le ricadute? Per esempio, ci possono essere, in caso di manicomio, una discendente o più discendenti che sono ossessionati dalla paura della pazzia, oppure ossessionati dalle istituzioni, dagli ospedali, dalle istituzioni. Nel caso di morte per parto, ci possono essere delle discendenti che non rimangono incinte, semplicemente.
nonostante vogliono il figlio, nonostante facciano di tutto, non rimangono incinte. Perché nel loro DNA c'è l'informazione parto pericolo di morte. E quindi il corpo mi protegge non facendomi rimanere incinta. Nel caso di un crollo economico che porta disagio ad altre persone, l'informazione che arriva è: tu sei in colpa. E quindi cosa facciamo? Inconsapevolmente, come vi dicevo, no? L'inconscio, sotto il livello di coscienza, attraverso degli impulsi che noi non sappiamo distinguere, ci porta a vivere, in questo caso, una grossa perdita economica, o più perdite economiche. Perché dentro di noi dobbiamo ripagare un debito che non abbiamo fatto. E voi direte, sembra impossibile. Sì, ma riflettiamo un attimo. Gli esseri umani sono creature meravigliose, intelligentissime. Pensate a quanto l'intelligenza umana è stata capace di creare in tutti i campi, no? Dell'arte, della bellezza, della tecnologia, della scienza. Quindi siamo molto intelligenti, molto capaci. E perché allora continuiamo a fare incidenti, a prendere multe, a litigare con i compagni, a picchiare i figli? Perché? Capite che c'è qualcosa che non torna? Vi racconto, questo è un esperimento che è stato fatto più volte. Se una persona viene messa in ipnosi profonda e quindi sotto il livello di coscienza, il terapeuta gli dice, quando è sotto il livello di coscienza, cioè che dorme profondamente, il terapeuta gli dice: quando ti svegli ti alzi e apri la finestra. Poi sveglia la persona. La persona si sveglia, si alza e apre la finestra. A quel punto il terapeuta gli chiede: ma perché hai aperto la finestra? E la persona risponde: perché avevo caldo? Funzioniamo così anche noi, tutti funzioniamo così. Cioè, noi agiamo spinti da un impulso che viene da qua, che non sappiamo cos'è. In questo caso apro la finestra, ma in un altro caso è: non faccio quella telefonata. Oppure ti mando a quel paese, oppure rispondo male, oppure interrompo una relazione, oppure ho un'occasione fantastica di lavoro, mi si rompe la macchina e perdo l'occasione, no? Ho un impulso, non so nemmeno da dove viene, lo assecondo e poi mi racconto una fandonia. Me lo spiego. Perché avevo caldo? Perché non hai fatto questo concorso? Perché sai... tanto è troppo lontano, costa troppo il viaggio, non ce la fa, poi ci sono tutti i raccomandati. Perché non provi a esporre i tuoi quadri alla galleria? No, ma che tanto a me, io no. Perché non sei chiaro con questa persona, se questa persona è importante per te? Gliel'hai detto che gli vuoi bene? No, ma che, no, tanto finisce. Però poi siamo vittime degli altri. Quello che raccomando io è un percorso di responsabilità amorevole, nel senso, quella parte di me che non si sa assumere la responsabilità e che mi sabota tutti i santi giorni, non è cattiva, non è sbagliata. È piccola, è una bimba piccola, è una bimba spaventata. È una bimba che non ce la fa, che sta ripetendo degli schemi, che se si è sentita non voluta, perché magari è la terza e la mamma non lo voleva un altro figlio, oppure perché era la prima e se la mamma si è sposata incinta, non importa. Però se quella bimba si è sentita non voluta, continuerà a sentirsi non voluta. E se quella bimba per sentirsi amata ha cercato di essere brava, buona, condiscendente, croce rossina, speciale,
e non è bastato, continuerà a farlo anche tutta la vita se non ci svegliamo. Ecco perché occorre uno strumento per guardare quel mondo interiore che noi teniamo nascosto, quegli impulsi che noi non sappiamo da avere e non sappiamo da dove vengono, che però diventano il conduttore, il conducente della nostra vita. Quindi attraverso questo strumento noi possiamo mettere nel campo qualcosa che sta dentro di noi e che noi non vediamo, ma se lo tiriamo fuori lo vediamo. Come funziona? Ognuno di noi ha un campo informato. Noi siamo informazione e tutta l'informazione di chi noi siamo fa parte del nostro campo, della nostra energia. E tutti noi abbiamo la possibilità di entrare nel campo informato di un'altra persona. Tutti. Fa parte dell'empatia, che è una caratteristica di noi umani, che i bambini hanno proprio così, per natura, e che viene in qualche modo punita e quindi viene ritirata via via che cresciamo. Più ci chiudiamo, più chiudiamo il nostro cuore, meno siamo capaci di sentire noi e gli altri. Ma questo non vuol dire che questa capacità non la possiamo rispolverare, riprendercela. E attraverso i rappresentanti durante una costellazione noi possiamo avere accesso al campo informato di chiunque e quindi possiamo avere informazione su quello che era veramente la nostra famiglia quando noi eravamo in pancia o piccoli o al tempo della scuola, com'era che funzionava davvero, come stava davvero quella bimba che ora è nascosta dentro di me. Questo ci dà modo di ricontattare quella parte nostra e appunto con questa responsabilità amorevole occuparci noi di questa nostra parte che risponde a questi impulsi senza sapere cosa fa. È una bimba o un bimbo bisognosi d'amore, quell'amore che noi cerchiamo dagli altri, noi lo cerchiamo dal padre, lo cerchiamo dai figli, lo cerchiamo dagli amici, ma non ci basta mai. Non ci sentiamo mai amate. Prova, ti faccio una domanda. Da 0 a 10, dove 0 è niente, 10 è tutto. Tu rispondi di getto dentro di te il primo numero che ti viene. Pensa un attimo al tuo compagno attuale o compagna, per gli uomini. E chiediti dentro di te, da 0 a 10, quanto mi sento amata in questo momento della mia vita, da questa persona. Se hai dei figli, se hai un figlio o una figlia, prova a farlo anche con la figlia o il figlio. Da 0 a 10, adesso quanto ti senti amato da questo figlio o figlia? Ok. Sono strumenti per osservare noi stessi. Molto spesso noi non ci sentiamo amati da nessuno. Ci sentiamo pochissimo amati. E non vuol dire che l'altra persona non ci ami. Prova a farti la domanda inversa. Secondo te, il tuo compagno da 0 a 10 quanto si sente amato da te o la tua compagna? E se hai un figlio o una figlia, tua figlia o tuo figlio quanto si sente amata da te? La mente tende a raccontare un sacco di spiegazioni, giustificazioni, ma se scendiamo un po' più giù, il cuore sa, il cuore sente, sa
e più abbassiamo i toni della mente e scendiamo nel cuore, più si allarga il nostro campo di percezione. E se si allarga il campo di percezione, possiamo sentire noi e sentire gli altri. Ok, direi, se vi va, di fare dei piccoli movimenti, tanto per assaggiare di cosa si tratta. Ok, vi ringrazio perché ho registrato. Adesso mi piacerebbe però avere da voi, se vi va,